Amico, amico, vuoi calze? Buona qualità? Poco prezzo. No, guarda, mi lasci stare, non è giornata, per favore. Oggi non ho venduto niente. Sapesse quante volte è successo a me. Amico, per favore! Sono calze di buona qualità. Amico, guarda un attimo. Non ho bisogno di niente, soprattutto non calze. Perché? Guarda che sono buone. Filo di Svezia. Scozia. Si chiama filo di Scozia. Stai calmo, io non voglio farti del male. Sono una brava persona. Le brave persone non fanno questo. E invece sì, ci sono dei momenti in cui proprio le brave persone devono rimboccarsi le maniche e fare la loro parte. Va bene? Cosa vuoi? Solo riportarti a casa. Dove siamo? Vicino a Bologna. Io vivo a Lampugnano, vicino a Milano. No, forse non hai capito. Magari tu vivi a Lampugnano, ma quella non è casa tua. Io pago 300 euro, un letto, un bagno, un 10. Appunto! Non è casa tua. Casa tua è laggiù. Là, da qualche parte, in Africa. È là. Ed è lì che io ti riporterò. E converrai con me che è la cosa migliore per tutti. Dimmi com'è! Non ci siamo. Non ci siamo affatto, ovviamente. Abkhader! Tu sai fare il marocchino? Certo. Tutti qui sappiamo fare il marocchino. E il marocchino felice. Non sono un suo amico! Amico Carla! Vieni, io ho fronte, poi andiamo a lavorare. Allora, io adesso ti metto una mano sulla schiena, sì. Va bene? E tu sì. Ti lasci andare, così. Così, adesso, ecco, ti tengo anche le gambe, vedi? Sì. Allarga le braccia e tu ti lasci andare. Bene, così, sì. Ecco, ecco, brava, così. Ricordati che il corpo galleggia, naturalmente, va bene? Ti lascio andare. Ti lascio. Mario? Sì? Lasciami. Ah, sì, scusa, ti lascio, eh? Ok. Attenta all'onda, chiudi la bocca. Basta. Adesso tocca a me. Ma no, abbiamo solo imparato a galleggiare, nuotare è un'altra cosa, dai. Nuotare è un'altra cosa, dai. Su. Brava! Ricorda, il corpo galleggia naturalmente. Sì. Va bene? Sì, sì. Ma sei portatissima. Brava, brava. Ok? Ok. Riproviamo?
Il nostro amicone, eh? Stai bene lì, eh? Sei comodo, eh? 5 gocce e ti rilassi. 10 gocce e la vita ti sorride. E 200, 250 gocce e quante risate ti devi fare, eh? Amico, amichetto, eh? Vada via il cu. Vada via il cu. No, grazie, non ho bisogno di un lavavetri. Grazie. Cioè, un euro oggi a te, un euro oggi a un altro, mi son detto. Sai che c'è? Me ne faccio uno tutto mio, eh? Per risparmiare, si fa per risparmiare. Ciao, amicone, tutti amici! Buongiorno. Amico? Amico. Anche no, quasi colleghi, va bene. Venga dentro, le spiego qualcosa delle calze e troviamo, come dire, un modo ragionevole per non pestarci i piedi. Forza, 5 minuti, le offro un tè. Prego. Prego. Che poi la Scozia non c'entra niente. Trattasi di una qualità pregiata di cotone egiziano, pensi un po'. Egitto, Scozia, Svezia. Alla gente non interessa. I calzini sono solo calzini. No, no. C'è una storia dietro questa ed è nostro dovere far interessare i clienti attraverso il nostro amore per quello che facciamo. Amore, sì, amore. Infatti, quando concludi una transazione, tu non consegni la merce al cliente, gliela affidi. Se lei amasse quello che fa, quello che vende, mi creda, farebbe migliori affari. Miei affari fanno molto bene. Senta questa. Seta e cashmere, per le mezze stagioni o le serate estive. Cashmere vero, non quello che spacciano i cinesi. Questo. Autentico filato di sottovello di Hirkus, che è una capra che vive in condizioni estreme. E questo, senta, sottovello di duvet, o appunto, cashmere alla francese, che ha delle qualità termoisolanti e una morbidezza impareggiabile, senta. Cinque gocce ti rilassi, 10 gocce la vita ti sorride, 30 gocce diventi un fermo immagine, 100 gocce? Cosa fanno 100 gocce, amico? Amicone, ma cosa faranno mai 100 gocce, eh? E questo è il bello, capito? Le cose che non cambiano, che rimangono uguali, le abitudini. Questo sapore, questo marocchino, grazie a te, sarà sempre lo stesso. Vendo il bar. Ma a chi? All'egiziano, quello del kebab. Dimmi com'è! Grande amico, vendo bello orologio, amico. 5 euro. Ma non piove più. 4 euro perché non piove più. Ma dai. Amico, guarda un attimo. Filo di Svezia. Scozia. Si chiama filo di Scozia. Le prendo tutte se me le metti 20 euro. Abbiamo sempre fatto 15 al paio. Il nero qua fuori fa 5, io lo faccio scendere a 3. Venga dentro, lo troviamo, come dire, un modo ragionevole per non pestarci i piedi. 5 minuti, le offro un tè. Casa tua è laggiù, da qualche parte, in Africa. Ed è lì che io ti riporterò. Mario, mi chiamo Dalida. Quella storia di tornare a casa porterebbe anche me? Dai, Mario! Dai! Mi piace, mia lei. Prova, fammi un complimento. Dilli. Un bamaye soko morimoko. Un bamaye soko morimoko. Grazie, Mario. Mi sa che non ho capito. Lei li stava riportando in Africa.
traghetto Napoli-Tunisi e poi tutta una tirata fino in Senegal. Se ognuno facesse come me, uno alla volta, vi riportiamo a casa, vi riportiamo tutti. Una vacanza umanitaria. Piaciuto il video? Restate ancora con me per una sorta di consiglio per la visione. C'è una lista di 10 film degli anni 90 che dovete assolutamente vedere se vi mancano. E in ordine cronologico sono Quei bravi ragazzi di Martin Scorsese del 1990, Mediterraneo di Gabriele Salvatores del 91, Carlitos Way di Brian De Palma del 93, Schindler's List di Steven Spielberg del 1994, Pulp Fiction, capolavoro di Quentin Tarantino del 1994, Le onde del destino di Lars von Trier del 96, Casino di Martin Scorsese del 96, sempre, Il grande Lebowski, stupenda commedia di Fratelli Coen del 98, La sottile linea rossa di Terrence Malick del 98 e chiudo questa lista con American Beauty di Sam Mendes del 1999. Ecco, questi sono film che quando qualcuno mi dice non l'ho mai visto, dico che culo che te lo devi ancora vedere. Fatemi sapere quali aggiungereste voi alla mia lista, e perché ce ne sono veramente tanti, e ci vediamo prestissimo. Un bacio da Valeria.